tutte, ma buona parte, appartengono a due grandi famiglie. La più famosa, quelle che tra l'altro hanno la caratteristica di essere chiamate piante aromatiche, appartengono alla famiglia delle labiate. Questa famiglia è quella della menta e del basilico. Da cosa riconosciamo noi le famiglie? Le famiglie botaniche riconoscono dal fiore, perché è l'unica cosa che non tradisce, è la forma del fiore, la disposizione del fiore, eccetera. Oggi ci sono altri sistemi più tecnologici, tipo l'analisi del polline e altre cose che sono come delle impronte digitali, però diciamo che dal punto di vista del riconoscimento a occhio, quello che dovrebbe guidare appunto sarebbe quello. In questo caso la seconda famiglia, quella più rappresentata, è quella delle composite, che è appunto quella lì. Le composite si caratterizzano per questo tipo di formazione chirale, che praticamente si chiama capolino. Composite perché questo qua non è un fiore, ma sono decine e decine di fiori, tutti, addirittura nel caso del girasole possono essere diverse migliaia di fiori messi insieme. E questo si chiama capolino, questa infiorescenza qui, ed è caratteristica di tutte le composite, dal carciofo, la lattuga, passando per la cicoria, appunto la sandolina e altre piante di questo genere qui. Quindi questa è la prima cosa, secondo me, il tasso, come si chiama, il tasso, scusate, il tarassaco, che è un'altra della stessa famiglia, tra l'altro, anche questa. Ecco. E diciamo che sono tra quelle che tendenzialmente sono più rassicuranti, soprattutto le composite, perché le labiate sono rassicuranti fino a un certo punto, che alcune specie non sono molto, non è molto prudente, diciamo, utilizzarle con disinvoltura. Diciamo che queste qui sono un po' più semplici da utilizzare, anche se alcune specie possono essere anche, come si dice, tossiche, ce ne sono poche, soprattutto possono essere da usare con prudenza dal punto di vista della quantità. Ecco. Pensiamo all'assenzio, per esempio, no? Che appartiene sempre a questa famiglia, oppure, che ne so, un'altra pianta da utilizzare con prudenza, l'artemisia, che tra l'altro è molto presente qua in giro, perché è un infestante che si trova, che oggi è uno dei problemi dei campi coltivati, che quando non si coltiva, si lascia lì, si sviluppa in maniera, anzi quasi addirittura a diventare una monocoltura, cioè solo lei, praticamente, tutte le altre vengono sottomesse. Quindi questo più o meno, diciamo, per le informazioni generali, perché la questione del riconoscimento attraverso le famiglie è molto importante, perché ben ci sono famiglie da cui bisogna molto dubitare. Per esempio, nel caso abbiamo parlato prima della digitaria, tutto quel tipo di piante sono tubolari chiamate, tutte quelle piante lì io starei molto attento e non per prudenza non utilizzerei quasi niente. Ecco. Lasciamo fare in questo caso agli esperti, a chi ha più conoscenze dal punto di vista di medicina e di farmacologia, che chiaramente sanno cosa va.